Buonasera, siamo all'ultima serata di Rosso di Selle, la festa regionale di Selle Liguria. Siamo con Stefano 40, onorevole della Repubblica della Liguria e di Sinistra Ecologia e Libertà. Stasera avete fatto un dibattito sulla riforma della Costituzione. Ci puoi fare un quadro dal punto di vista di Selle su questa situazione? Intanto vorrei dire che è stata una bellissima festa, visto che l'ultimo giorno. Devo ringraziare i compagni di Savona innanzitutto e del regionale che hanno dato vita a questa festa meravigliosa, durata pochi giorni ma sono stati molto intensi sia dal punto di vista dei dibattiti politici che della partecipazione. Tra l'altro c'erano tantissimi giovani, come ne ho visti raramente, questo è un dato assolutamente positivo. Sulla domanda invece che mi hai posto sulla Costituzione, noi abbiamo una posizione chiarissima. Le emergenze del paese sono ben altre, bisogna preoccuparsi di lavoro, di pensioni, di scuola, cultura, di innovazione. La riforma della Costituzione è l'ultimo dei problemi italiani, anche perché la Costituzione, tutti dicono essere una delle più belle del mondo, è stato un baluardo della tenuta democratica di questo paese, semmai andrebbe applicata pienamente e non certamente stravolta. Noi siamo contrari a qualunque disegno di riforma innanzitutto del governo, insomma, quindi siamo contro qualunque ipotesi di presidenzialismo, siamo invece per rafforzare il parlamentarismo. Poi ci sono alcune cose che possono essere fatte, diminuzione del numero dei parlamentari, o fine del bicameralismo perfetto, ma queste cose si possono fare con leggi, diciamo, di riforma costituzionale ordinarie senza queste convenzioni che ci propone questa maggioranza di governo. Con l'attuale situazione molto complicata a livello politico nazionale, quali sono le prospettive future per Sinistra Ecologia e Libertà? Sinistra Ecologia e Libertà si pone a servizio del cambiamento a sinistra di questo paese. Quindi noi auspichiamo che presto possa rinascere un'alleanza di centrosinistra che abbia come protagonista Selle, auspichiamo che dai congressi di Selle del Partito Democratico esca in maniera forte l'idea del cambiamento in questo paese. Io credo che questo governo non possa andare avanti a lungo, che non serva al paese perché non sta risolvendo i tanti problemi dei cittadini, quindi io credo che si dovrebbe sostanzialmente fare una riforma della legge elettorale e tornare a votare con una nuova leadership del centrosinistra, con partiti più forti perché più, diciamo, compenetrati con la società, in cui ci sia un nuovo protagonismo del mondo della cultura, dei giovani, del mondo del lavoro, ma che abbia due o tre punti chiari di cambiamento per il nostro paese, perché il nostro paese sta vivendo un momento di crisi gravissima e quindi o lo acciuffiamo per i capelli immediatamente o se no rischio di una deriva molto preoccupante sotto gli occhi di tutti. Ringraziamo Stefano 40 e al prossimo anno. Grazie a voi, alla prossima.